Cittadella. Alle 22.30 nell'intervallo il telegiornale. Alle 23.15 appuntamento al cinema a cura della Micagis. Su Rai 2 per la serie L'Ispettore Derrick e il telefilm poliziesco Una misteriosa scomparsa. Alle 21.35 in diretta dallo studio Fiera 2 di Milano a bocca aperta, un programma per tutti gli italiani che hanno qualcosa da ridire. E alle 22.45 TG2 Sport 7. Seguirà a mezzanotte per Cinema di Notte, il club del giovedì, il film documentario di Franco Piavoli, Il pianeta azzurro. Trentatré, 8, 86. Questi i numeri della fortuna per gli abbonati alla televisione. 40-33, cioè 40 vetture Alfa 33 sorteggiate al ritmo di 8 alla settimana tra tutti coloro che risulteranno in regola con l'abbonamento TV per l'86. Abbonatevi o rinnovate subito l'abbonamento. Parteciperete a più sorteggi e avrete più possibilità di vincere. Quest'anno Telefortuna viaggia in 33. Ed ora per la serie Specchio Palese, 5 episodi di vita familiare, va in onda I Fratelli. Lo sceneggiato che vedrete si basa su fatti ed esperienze realmente accaduti. Le sceneggiature infatti sono state costruite sulla documentazione delle sedute di un centro di psicoterapia familiare che opera a Roma. Messo? C'è nessuno. Ammazza, quello sto posto. Hai visto? Guarda che belle tende che ci stanno. Hai visto, Marco? Ci stanno pure i microfoni. Non vedi i microfoni? Io ho molti problemi, la vita è stata crudele con me. A Nadia, esprimete pure te, no? Hai visto quella come si è messa a sedia? Questa è quella che si crea, io non prendo gli occhi. Ma... Carlo, mettete a sedia, no? Mettete a sedia, no, Carlo? Fa un caldo però. Mica tanto. Sì, vuole una io. Ma non era alle 11? Sono le 11.05. Vittoria, ha portato la canzone? Sì, ieri. Che ti hanno detto? Che giudizio ti hanno dato? Dice che l'hanno dato un po' ciclotonico. Ah, sono contenta. No, ma voglio sapere, un giudizio positivo o cosa? Ma che te frega se è positivo o negativo? È un giudizio, no? Contenta di... Ciclotonico. Pure io sono ciclotonico. Marco, ma che sta a dire? No, ma voglio sapere, ma che vuol dire sto ciclo che? Ciclotonico. Beh? È un po' maniaco-depressivo, troppo individuale. Ciao. Sono già arrivati? Sì, 5 minuti fa. C'era un traffico. Senti, allora, io entro. Hai qualche idea da darmi, qualche consiglio? No, a parte il fatto che è una famiglia un po' diversa. Certo. Non credo che ci siano... Beh, comunque tu entra e lavora come al solito. D'accordo. Sono tue? Sì, prendi pure. Vabbè, allora se hai qualche idea mi chiami al citofono, Stai tranquilla. Ah, senti, metti tu in registrazione. Sì, poi vengo dietro lo specchio. Ciao. Ciao. Buongiorno. 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 Io mi chiamo Rosa. Ah, Rosa. Volete dirmi intanto i vostri nomi? Io sono Italia. Marco. Come? Marco. Tu? Vittoria. Allora, Italia, Marco, Vittoria. E tu? Io sono Nadia. Nadia. E tu? E lui è Carlo. Carlo? Benissimo. Allora, tanto per cominciare io vorrei parlare un po' del nostro sistema di lavoro.
Per prima cosa noi facciamo la terapia sempre in due. Io e un mio collega che noi chiamiamo supervisore e che in questo momento sta dietro questo specchio che è unidirezionale. Cioè? Scusa Rosa, non siamo tanto pratici. Significa che stando dietro lo specchio lui può vedere tutto quello che avviene in questa stanza. E naturalmente può anche sentire attraverso questi microfoni che vedete qua. Ah, ho capito. O per comunicare fra di noi invece usiamo questo citofono che sta sul tavolino. O quell'oggetto che vedete piazzato là in alto è una telecamera con la quale noi registriamo le sedute perché a volte è molto utile rivederle. Tutto qua. Ah sì, già ne avevo sentito parlare, è un metodo molto interessante. Grazie. Bene. Adesso che sapete tutto di questo posto dovete parlare voi. Allora, qual è il problema? Chi vuole parlare? Ma il problema è questo, no? Che lui prima andava dal dottore, poi a un certo punto non c'è andato più, quindi è rimasto un po' di mesi così, senza fare terapia. Però, insomma, non stava tanto bene, al che abbiamo deciso, siccome che mio cugino conosce proprio personalmente, no, il professor Berzetti, allora siamo andati lì e ci abbiamo avuto un colloquio, perché già sapevamo che lui non l'avrebbe preso in terapia, più che altro per un consiglio. Infatti lui gli ha dato il numero del telefono qui, dicendo però che doveva prendere a lui l'iniziativa, visto che poi era fallita, ogni qualvolta l'avevamo presa noi l'iniziativa di portarlo da qualsiasi dottore, no? Ecco, però lui sta cosa non l'ha fatta. E intanto sono passati 15 giorni dove sono successe alcune cose nuove, diciamo, cioè cose che lui non aveva mai fatto, come per esempio il fatto di andare via di casa domenica alle 2:30, no? È uscito e è tornato il giorno dopo alle 7. Insomma, che poi zia l'ha incontrato per puro caso per strada, se no noi manco sapevamo dove stava. Insomma, noi ci siamo... Guarda, abbiamo passato delle ore bruttissime, siamo andati pure dal commissariato perché non sapevamo proprio più che pensare. Cioè Nadia, tu stavi dicendo che tutte le volte che voi avete deciso di portare vostro fratello da uno specialista lui non c'è mai andato. No, per un periodo c'è andato. Ah, per un periodo c'è andato. E poi si rifiuta, insomma, non ci vuole andare più. Allora io vorrei capire meglio. Oggi come mai? Difatti oggi appunto io ho telefonato qui e gli abbiamo spiegato questa cosa, cioè che noi eravamo preoccupati per lui, per la famiglia pure, perché voglio dire, se lui c'ha sto bisogno, perché è chiaro che con lui ci abbiamo parlato, no? Chi è che ci ha parlato? Noi ci abbiamo parlato. E tutti quanti insieme, tutti e quattro? No, lei no, perché lei non c'è stava, lei è andata a bida fuori con un gruppo non un gruppo, un collettivo. Insomma, che pure questo, poi è un disaccordo che poi spiegheremo, comunque. Niente, insomma niente, noi ci abbiamo parlato, no? E lui mi ha detto che c'aveva sto bisogno di sta solo, come l'evasione, no? Cioè, lui l'ha dovute fare ste cose, perché c'aveva sto bisogno di capire, di fare, no? Perché abbiamo deciso, dico scusa, questo c'ha bisogno di capire, non so noi fino a che punto, dico telefoniamo a sta gente e chiediamo, no? Perché Nadia ha telefonato e la signora, la dottoressa, insomma, quella che gli ha risposto, gli ha detto... dice, senti, io non vi conosco, noi non ci conosciamo, non vi posso dire sì, niente. Perché al telefono non è che uno si può mettere sì, a spiegare tutte queste per cose. Per telefono, capita? Per cui dice, se volete venire, lo comunicate ai fratelli e se volete venire, venite. Cioè, praticamente l'iniziativa stavolta, Rosa, cioè, non è che noi abbiamo portato lui. E lui adesso, capito che è venuto con noi. Bene, positivo. Anche se mo per strada si è un po' alterato, dico, guarda che anche adesso se arrivati lì vuoi rimanere fuori, lo puoi anche fare perché vabbè, io non è che ti sto portando. Sì, vabbè, difatti. No, di. Cioè, come dice lei, no? Come dice lei, la signora. Io? Come dico io, Carlo? Cioè, come dici te, no? Perché se io lo rivoglio fare, lo rifaccio. Sì, ma io ti ho già spiegato, no, ma Carlo. Ma che cosa? Devo uscire, dannare, no? No, tu hai detto lo voglio fare, che cosa vuoi no, fare? No, cioè... È fatto danno via? Sì, è fatto danno via. Sì, ma io non è che te lo voglio vietare, capito Carlo? Però dico, tu almeno me lo devi dire, perché sennò uno si preoccupa. Sì, ma tu non te devi preoccupare, perché a me non mi importa niente, capito? Quello che voglio fare ormai ce l'ho in mente, capito? Non è che mi servono i psicologi o roba del genere. Sì, difatti Carlo, non è che voglio... La voglio capire io sta situazione, capito Rosa? Perché se noi siamo un nucleo, bene o male, perché noi non ci avevamo più né padre né madre, no?
Mia madre è morta 10 anni fa e mio padre 2 anni fa. Vivete tutti nella stessa casa? Sì, no, noi viviamo... Sì, lei da 6 mesi ha voluto fare la prova. No, non la prova, la scelta, c'è una bella differenza. Sì, una scelta perché c'è avuto la possibilità di fare una scelta. La possibilità non sono l'unica che ha fatta. Sì, qua. Finché dura. Perché? Come sarebbe? Comunque, Rosa, te stava a dire, no? Noi quattro viviamo nella stessa casa, cioè che poi sarebbe la stessa casa dove stavamo con nostro padre, e no? Dov'è? A via Orlandia, che una traversetta degli Ostiensi, che sarà? Qualche 100 metri. 200 metri da negozio, che circa. Negozio? Alimentari. Ah, sì, perché noi abbiamo un negozio, no? Di alimentari, che ci permette di vivere, lavorando anche abbastanza forte, insomma. Perché noi non siamo nell'ovatta, lavoriamo, siamo lavoratori, pur essendo un ceto medio, se vogliamo. E lavorate tutti insieme al negozio? Sì. Cioè, no, perché prima c'era pure lei e poi, vabbè, poi c'è lui che a volte viene, a volte non viene e che poi adesso ultimamente, quando viene, più che un aiuto, Italia. Rosa è un motivo di preoccupazione. Sì, Italia, perché... sì, ho capito, capito. Io vedo qua e sento dai vostri discorsi fin dall'inizio della seduta una situazione di questo tipo. Da una parte ci sono due persone, Nadia e Italia, che si preoccupano. E dall'altra c'è Carlo, che dice che non bisogna preoccuparsi. Adesso quello che io non sono ancora riuscita a capire, ma che vorrei che ognuno di voi mi spiegasse, è di che cosa è così preoccupato. Allora, chi vuole cominciare a parlare? Ma la preoccupazione più grossa in questo momento ritengo sia lui, perché io lo vedo come una valvola di sfogo di tutti quanti, cioè io vedo che lui sa proprio dei problemi miei, dei suoi, e gli diventano gigantesche queste cose, gli si accavallano dentro al cervello, non riesce a tenerle a base. Sì, Nadia. E poi non ci capisce più niente. Sì, ho capito Nadia, però fammi un esempio concreto, rispetto ai problemi tuoi, cioè non potrebbe darsi che ci fosse un problema tuo, grosso, e che Carlo in qualche modo... No, io non credo di avere dei problemi molto grossi in me. Ma evidentemente per lui lo sono, come per esempio, no, ecco, il fatto che io ho 32 anni e non mi sono ancora sposata, no? Lui ogni tanto viene e mi dice, ma tu quando è che ti sposi, tu ce l'hai il corredo, che intenzioni c'hai? Quindi dietro queste sue parole io vedo una sua grossa preoccupazione nei miei confronti. Scusa Nadia, scusa, abbi pazienza Nadia. Carlo, stavi dicendo qualcosa? No, cioè, stavo a dire, cioè se lei c'ha dei problemi, c'ho anch'io dei problemi. Cioè, ma io risolverei pure in questo caso. Cioè, non è che siete preoccupati, non è che siete preoccupati. Sì, allora io vorrei che tu mi dicessi di che cosa non si devono preoccupare. Di me. Ma di te in che senso? Di te in generale, di te come? Cioè, fammi capire un po' meglio perché gli altri non si devono preoccupare per te. Perché... Cioè io voglio alla fine che gli altri si preoccupino per me, perché io voglio bene alla gente, a quella che mi sta attorno. Cioè io da loro voglio anche dell'affetto, che ne so, e basta. Voglio anche dell'affetto carnale, che manca insomma, no? Carnale? Cosa intendi per carnale? Che manca. Come che manca? Che manca per causa della religione, hai capito? No, non ho capito. Ah, non ha capito? No, non ho capito. Arciano non gli ha capito. No, scusate, io ho capito soltanto una cosa, che qua dentro la preoccupazione è talmente tanta che non si riesce neanche a parlare chiaro. No, è che... Scusa, posso parlare io? Certo. No, per farti capire meglio, no, sta situazione nostra, e io ti posso raccontare, che ne so, una giornata nostra lavorativa, no? Lui, per esempio, se viene al negozio, qual è la preoccupazione, per esempio, mia? Cioè, se lui viene al negozio... Italia, scusami, puoi dirla direttamente a Carlo la tua preoccupazione? Sì, Rosa, ma lui lo sa perché io sono sempre molto chiara nei suoi confronti. Comunque, parla direttamente con Carlo. Sì, se per esempio lui... Se per esempio tu vieni al negozio, no, Carlo? E metti caso, mi viene cliente. E se ci sei pone Marco, io so che è in grado di soddisfarlo e di servirlo bene. Invece lui si trova un po' così, capito? Non perché sia meno madre. Italia, scusami. Per carità. Scusa Italia, ma ti è proprio impossibile parlare direttamente con Carlo? Eh sì, scusa, se ti dice di parlare con lui, parla con lui, no? Pare che non mi sente. Rosa, è un po' difficile parlare con lui.
perché guardalo là, sempre incazzato, non te se fila per niente, allora... Dicevo che allora, Carlo, uno viene per aiutarte, no? Nel senso che io vengo là e cerco di alleviarte. Magari, che ne so, penso, mo questa che penserà di lui. Anche se in parte questa cosa l'abbiamo un po' superata, no Carlo? Sì, vabbè, superata l'abbiamo superata. Cioè, io ci vengo pure a proteggerti, però un pochetto mi scoccia perché io vorrei che prima o poi tu... Capito, Carlo? No, io ho capito, però... No, io apposta pure sono venuta qua, perché voglio capire pure io, in prima persona, fino a che punto noi possiamo cambiare, modificare questa cosa. Scusate un momento. Sì, dimmi. Non so se ti spiace se entro un momento. No, no, figurati, vieni pure. Grazie. Rosa, se c'è da fare. No, stavo parlando col supervisore, sto arrivando. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Fabrizio. Buongiorno. Fabrizio. Piacere. Ciao. Ciao Fabrizio. Fabrizio, ciao. Ciao, piacere. Scusate, prendo una sedia perché siamo in tante. Dunque, io mi stavo vedendo da dietro lo specchio e osservavo una cosa curiosa. Che Carlo non può parlare in questa famiglia. Sì, guarda, secondo me è tutto un problema legato alla comunicazione. Sì, anche infatti... perché se va a guardare un po' indietro la storia nostra, è che Carlo c'ha avuto una crisi esistenziale, il classico riflusso, insomma, il rapporto con l'hashish, la marijuana, l'alternativa, non politica, solamente hashish, marijuana e basta. Cioè, ma non era un'alternativa politica al limite, no? Dopodiché, ecco. Problemi sessuali, problemi che vanno anche al di là della sessualità stessa, che hanno fatto sì che lui cadesse in crisi. Sì, come del resto lui stesso, io stessa. E da allora che cosa è successo? Carlo c'ha avuto una chiusura in se stesso, eppure di questo l'abbiamo discusso, cioè, del problema della roba, no? Tanto è vero che degli amici nostri, i vecchi amici, hanno fatto una fine assurda. Chi con l'eroina, chi con galera addirittura. Per dei motivi proprio di spaccio, cioè... La storia nostra è una storia normalissima, che se ne sentono tantissime. Ecco appunto... Però sai che è? Che siccome noi siamo una famiglia un po' particolare, nel senso che abbiamo essenzialmente le capacità effettivamente sia di capire, di analizzare, di scavarne le cose più... banali anche una certa verità, cioè danno alla ricerca di qualche cosa e anche lui c'ha sta cosa. Sì, ho rapporto visto. Però è che secondo me lui si è andato peggiorando e con lui, noi, il nostro gruppo, la nostra famiglia, con mio padre che stava lì, che era, che ne so, che era una figura preponderante all'interno della famiglia, perché era quello che secondo me legava tutto in una certa maniera, legava tutto con una certa autorità. Anche se poi al limite era vecchio, cioè aveva 70 anni, anche se poi al limite, cioè, sono successi pure casi che quando lui ha menato noi abbiamo reagito, perché? Perché era vecchio, non era più giovane. Sì, sì, capisco. Allora, secondo me adesso il rapporto è che Carlo sta in questa situazione, che Carlo ci abbia dei problemi, ce l'ha avuti, è chiaro che ce l'ha, che questi siano andati peggiorando, trasformandosi in vere e proprie depressioni, che abbia avuto bisogno addirittura dei medicinali, di fare una terapia, perché? Pare il rapporto, un rapporto che fondamentalmente è un po' impossibile trovare, perché mi dirai? Perché bisognerebbe fare veramente una scelta di vita. Non lo so se... Sì, beh sì, no, quello che hai detto è molto importante. Però, per esempio tu, Italia, ecco, prima hai fatto una domanda a Carlo. Sì. Lui ti ha risposto anche, sì. Ma tu non sei stata molto a sentirlo. Sì, infatti. Voglio dire, eri talmente presa a parlare tu che lui non aveva molto spazio, sì, per rispondere. Sì, difatti hai ragione, Fabrizio, però... Ecco, da quello che ho sentito finora, questa è una famiglia fatta da quattro persone... che sanno parlare bene, si sanno spiegare, e poi da una quinta persona, che è Carlo, che è, diciamo, un po' più lento forse, e di conseguenza non riesce a trovare uno spazio, se non quando si mette a parlare un po' strambo, però, secondo me, anche se un po' nascoste, le cose le sa dire anche lui. Ecco, bravo, hai capito che te volevo dire? Sì, un attimo. Quello che bisogna domandarci è che spazio c'è per lui. Esatto. Tu Carlo che ne dici?
Di che? Stavamo parlando del tuo spazio in questa famiglia. Spazio di cosa? Delle riflessioni. Ah, anche se ritieni che questo sia il tuo spazio dentro al gruppo. La mia riflessione ce l'ho, però... Però almeno fino adesso non hanno mai cercato di capire quello che mi è capitato. Ma di queste riflessioni, tu con gli altri ne hai mai parlato? Con me per esempio sì. Scusa, adesso vorrei sentire parlare Carlo. Cioè, con gli altri non ci ho mai parlato perché... Perché non è mai capitato. Pensi che sia utile sentire Marco che si era inserito prima a proposito di queste tue riflessioni? Sì. Ecco, stavo dicendo, no? Che venerdì c'è stata una discussione tra noi due. Lui a un certo punto se n'è andato sbattendo la porta. Io per paura, cioè, no per paura, insomma, ho seguito così la macchina. Senza che Carlo se ne accorgesse? Sì, lui ha preso il tram, è sceso dopo una decina di fermate. Io ho chiamato e gli ho detto che avevo seguito per vedere dove. Lui mi ha detto, andiamo se ho mangiato due tramezzini da una parte. Siamo andati e siamo imboccati dentro il cinema lì vicino. Dopo un pochetto lui è uscito e io ho preso a lui. Sa, una cosa un po' così, nevrotica. Poi alla fine mi ha chiesto pure le chiavi della macchina perché voleva chiedere a lui. E io ho detto di no perché non ce ne manca la patente. Allora siamo un po' alterati. E su questa alterazione lui mi ha detto che fino adesso ha fatto sempre il cagnolino mio. E mo mi ha portato a mangiare i tramezzini e al cinema per farmi fare me il cagnolino. Cioè, questa cosa qui mi ha stupito. Mm. Ecco, allora io vorrei capire un po' meglio. Anzi, vorrei che ne parlaste fra di voi di questa cosa che mi sembra importante. No, niente. Tu mi hai detto che ti ho fatto fare il cagnolino, com'è che mi hai detto? Sì, così. Normale, insomma. Per me invece, poi già te l'ho detto, tu non hai fatto il cagnolino perché alla fine hai fatto pure le cose che ti piacevano, no? È chiaro, ti ho controllato un po' da fratello. Può darsi pure che sono stato troppo controllore verso di te. Vabbè, ti chiedo scusa. Però io le cose più pericolose ho cercato di fargli capire, di allontanarle. Non mi pare di essermi comportato tanto male, giusto? Ma non perché tu non riuscivi a capire, perché io mi sentivo responsabile e stavo insieme a te. Perché ero il più grande, no? Ho sbagliato. Forse. Ecco, allora se c'è da dirmi delle cose, dimmi, non c'è problema. Non mi pare tanto convinto di quello che ti ho detto. Se per te non è così come dico io, dimmi quello che c'hai da dire. Le domande che ti poni tu sono queste. Per te è giusto. Pure per me è giusto. Non sono domande sbagliate, è un ragionamento che sì. No, ma scusa, tu mi hai accusato su sto fatto. Sì. Ecco, allora dal punto di vista mio io ti ho detto come la pensavo. Tu sei d'accordo? No, scusa Marco. Si era detto di lasciare il suo spazio a Carlo. Se poni le domande con alla fine sei d'accordo o non sei d'accordo, lui può solo rispondere sì o no. Forse riuscendo a parlare senza domande alla fine, senza d'accordo o no, forse è più possibile che ci possa rispondere. Cioè, allora sono stato uno stronzo io, che no, ne no, so? No, scusa Marco, lo vedi che siamo al punto di prima, o sì o no? Cioè, io capisco che sono stato abbastanza censuratore verso di te, però per me è normale, questo fatto non dovrebbe costituire... Che ne so, ma che io devo domandare? Mica ho capito bene. Non lo so. Per esempio, potresti chiedere a Carlo come vorrebbe che tu fossi. Come vorrebbe che ti comportassi con lui. Altrimenti torniamo con le domande, con il sì e con il no. Ecco. Allora, se ho sbagliato fino adesso, io ti sarei grato se te mi aiutassi a cambiare, a farmi capire quello che ti dà fastidio di me, a cercare di iniziare un rapporto nuovo, giusto? No, niente, è finito. Non c'è più niente da fare. È chiaro, è difficile, ma perché devi dire che è finito? Niente è finito se si vuole. Sono stato uno stronzo fino adesso e mo voglio cambiare, per te e per me. Per esempio adesso che lavoriamo insieme al negozio, tu spesso e volentieri te ne vai, a causa che è il comportamento mio. No, è che io c'ho una cosa qui. 3.000 peccati. Vabbè, i peccati, quelli ce l'hanno tutti. Ma tu te ne vai per comportamento mio? No, tu non ce li hai peccati. Non ce li hai dei peccati, capito? Hai capito? Forse la difficoltà di Carlo di prendersi il suo spazio è talmente grande che ha bisogno ogni tanto di parlare di crisi. Forse. Di dire che sta male. Di parlare a vanvera. Il fatto che Carlo stia rispondendo in un modo che non c'entra niente col discorso che state facendo mi fa capire che in questo momento è molto grossa la difficoltà fra voi due di parlare in modo da avere tutte e due il vostro spazio. È sempre così, pure a casa, se non peggio.
Se non peggio, nel senso che certe volte arrivano pure alle mani in maniera molto violenta, cioè noi non riusciamo mai a parlare, a fare un discorso. Sì, Nadia, però io vorrei che ognuno di voi parlasse per sé. Cioè, parlami se vuoi delle tue difficoltà in particolare, parlane con Carlo. Per esempio, in questo momento, io sto vivendo con lui, con Carlo, un rapporto molto nuovo. Perché io sento che lui mi rifiuta totalmente e io mi sento ancora di più in difficoltà. Sì, però parla con Carlo. Parla in modo che Carlo ti possa rispondere. Ecco, te volevo dire questo. Il rapporto con te io lo sento diverso da come era prima. Cioè io sento da parte tua come un rifiuto e me lo dimostri in tante piccole cose. Perché con te sono violento? Eh sì, qualche volta sei violento. Io poi che per natura sono contro la violenza, poi un fratello verso una sorella, non lo so. Per esempio, io ieri sono rimasta molto scossa da sta cosa, io mi sentivo poco bene, no? Stavo a casa, lui pure stava a casa. È venuto e guarda, mi ha trattato proprio male. Insomma, io mi ero appisolata. Lui viene, mi leva le coperte di dosso, mi fa alzare e vai al negozio. Senti, non vorresti chiedere questo a Carlo? Come mai si è comportato così? Eh sì, come mai? Già gliel'ho chiesto 3 volte da stamattina, ma mica mi risponde. Ah, se per quello è molto probabile che non ti risponda neanche qui. Apposta. Però proviamo a chiederglielo. Allora, Carlo, te lo chiedo. Perché hai fatto così mentre io stavo a letto? Cioè, io stavo male. Vabbè, tu forse non lo sapevi. Hai visto che stavo a letto, però te lo potevi pure immaginare. Insomma, vedi che sono le 10? Sono le 10 e ancora non è andata al negozio? Come mai? Ci sarà qualche cosa che non va? Capito, Carlo? Tu ste cose te le sei chieste? Ieri? Ieri mattina, quando sei venuto da me e mi hai detto alzati e vai al negozio, io ti ho detto guarda che sto male. Cioè, voglio dire, tu che hai pensato? Carlo? Ieri? Certo, Carlo, io capisco che è molto difficile dire le cose, però se proprio non ti riesce con le parole, io vorrei allora che tu me lo facessi capire. Fammi capire dov'è il tuo spazio in questo gruppo. Il mio spazio? Sì, fammelo vedere. Metti la tua sedia dove credi che sia il tuo spazio. Cioè, il mio spazio è dove metto la sedia? Sì, fammi vedere, come fosse un gioco, e fammi capire. Hai capito, Carlo? Dove ti piacerebbe metterti seduto? Scusa, Italia, sono io che sto parlando con Carlo. Era per la mano. Allora, facciamo così. Nominiamo tutti i fratelli e le sorelle. E tu mi dici se ti va di stare più vicino o più lontano. Allora, cominciamo da Vittoria. Vicino o lontano? Vicino. Allora, Vittoria, per favore, avvicinati un po' con la sedia a Carlo. Adesso Nadia, più vicino o più lontano? Vicino. No, troppo. Vicino, ma un po' più lontana di Vittoria. Bene, Italia? Vicino. Ecco. Marco? Marco adesso lo sento. Ti posso dare del lei? Come no? Ma come? Accetti che Carlo ti dia del lei? Ma chi del lei, Carlo? Marco o il dottore? Un dottore? Ah. Italia, adesso voglio sentire parlare loro due. Allora, Carlo, Marco lo metti più vicino o più lontano? Beh, più lontano. Va bene questo posto o ancora più lontano? No, ancora più lontano. Come ti senti, Marco, in quel posto? Insomma, beh, però posso così. Perché non chiedi a Carlo perché ti ha messo così lontano? Vabbè, mi ha messo lontano, posso pure essere d'accordo con te, ma perché? Perché tu... Spero che esista il paradiso. Che hai detto? Spero che esista il paradiso, no? Sì, paradiso, chiesa, eccetera, eccetera. No, paradiso, ho detto il paradiso. Ma io ci credo al paradiso, so adio. Al paradiso artificiale sì che ci credo. No, scusa Marco, ma io non ho capito. Ti interessa o no sapere perché Carlo ti ha messo così lontano? A prescindere dal fatto che sono d'accordo, cioè, lo capisco, ci avrei le sue ragioni, no? Ma non le vuoi sapere queste ragioni di Carlo?
Sì, non so se sei d'accordo, Rosa, ma sentendo parlare Marco con Carlo, io ho l'impressione che non interessi sapere il motivo per cui Carlo lo ha messo più lontano di tutti. Certo, se no non si capisce perché continua a parlare di paradiso di santi invece di chiedere il motivo. No, cioè, il fatto è che in parte lo so. Allora? Vabbè, dai, dimmelo, perché mi ha messo così, più lontano? Così. Non posso spiegare. Cioè, voi in poche parole siete stati degli assassini, Paolo! Carlo, sì, stai aria! Non so come spiegarlo. Scusa, ma tu te stai a riferire Italia. A tutti noi o stai a parlare Italia. Solo con Marco? Italia! No, fammi capire. No, voglio capire, ho messo a sforzare di capire. Mi puoi dire questa cosa più semplicemente, a chiare lettere? Perché? Perché non ho capito bene, no. Cosa non hai capito? Quello che hai detto. Paradiso? No, no quello, perché mi hai messo più lontano. Paradiso? No, perché mi hai messo più lontano. Perché... Hai capito? No, non ho capito. Se non mi dici perché mi hai messo qui, ci sarà pure una ragione, no? Sì, certo che c'è una ragione. E dimmela sta ragione. No, te la voglio dire. Perché? Forse perché non esiste. Sì, vabbè, ma tu dilla lo stesso. Ma allora dilla te, no? Ah no, dilla te, che dici che sta ragione non esiste. Meglio se mi hai messo qui, una ragione esiste. Ma che ne so, ma quale ragione? Ma che ne so io? Scusa, tu mi hai messo qui? Sì. E perché? Lo sai perché? Perché devi rinascere. Io devo rinascere? No. Cioè, devi rinascere un qualcosa tra me e te. Hai capito? Vabbè, su questa cosa posso pure essere d'accordo. Magari dopo. Ma adesso, qual è la ragione perché mi hai messo qui? Se non me la dici, come faccio io a rinascere? Ah, non lo so. Fatti capire, no? Che cosa devo capire? Dimmelo, no? Ma che ne so? Ma sul serio non hai capito? No, non ho capito. Ah, non hai capito? No, ci stanno tanti modi di dire cose. Perché devo capire così, scusa? Tu mi hai messo qui perché? Per non farti ingelosire. Per non farti dire cose snervanti. Ma da chi? Da te stesso. Ah, perché se io sto vicino a te mi dico cose snervanti. Ecco, io adesso ho visto una cosa importante. Che c'è questo rapporto che a me sembra molto buono. E mi pare oltretutto che Carlo le sue cose riesca a dirle. Mi spiego, quando Carlo dice che c'è qualcosa che deve rinascere, qualcosa tra lui e Marco, ed è per questo che l'ha messo più lontano, significa che in questa famiglia ci sono delle cose che possono rinascere, molto buone. E se Carlo avrà bisogno di una... In queste nuove ipotetiche posizioni, anche rimanendo in mezzo a voi, non gli state tutti addosso. Lo capite? E io vorrei far notare una cosa, ci sono due estremi qui, io e lui. Io e lui rispetto a te, Carlo. Io nella vita, diciamo, sono la più lontana, nel senso che non ci vediamo più, o meglio, ci vediamo meno di tutti perché io abito fuori. Qui sono la più vicina. Sì, no, quello che dici è una cosa molto importante. Cioè lui rispetto alle distanze che tu hai realmente si sente più sicuro, si sente tranquillo. Esatto. Proprio perché lei ormai è fuori dalla famiglia. Cioè. Però nel nucleo familiare che è rimasto, la persona che più ti può aiutare è Marco, a patto che riusciate a trovare una distanza buona. Ecco, il lavoro che io vorrei che voi due faceste questa settimana, Carlo e Marco, e trovare questa distanza giusta. Sì, io non ho capito bene però, cioè come si fa a equilibrare questa distanza, in che modo? Mi rendo conto che non è facile perché c'è molta preoccupazione. E poi c'è pure un'altra difficoltà, cioè come fanno a coordinare questa distanza se poi hanno gli stessi amici, lo stesso lavoro? Sì, però c'è pure un altro problema, Fabrizio. Voglio dire, io sono d'accordissimo che magari certe volte uno gli sta troppo appresso. Però perché uno gli sta troppo appresso? Perché certe volte lui fa delle cose che te preoccupano. Italia, io mi sentirei veramente un'infame non intervenì. Capito, Rosa? Sì, però vedi, Italia, questa è una cosa che noi dobbiamo imparare, quella di restare fuori. Sì. Perché questa è una cosa fra loro due, capito? Questo è l'errore che facciamo noi. Noi adesso dobbiamo cercare di fare uno sforzo, perché è un'imposizione, no? Come per esempio il fatto che tu prima non dovevi parlare. Eppure io mi sono imposta di non parlare, perché pure io avevo tante cose da dire, da chiedere. Quindi, secondo me, in questo momento, ci deve essere proprio lo sforzo da parte nostra di tirarsi un pochetto indietro, capito, Età? Sì, Nadia, però... Grazie. Vi ringrazio tutti. Arrivederci. Cioè, capito? Ci vediamo martedì della settimana prossima alla stessa ora. Ciao Vittorio. Ciao cara. Ciao, arrivederci. 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 Ciao. Ciao, arrivederci. Scusa Rosa. Dimmi. No, cioè, sto fatto della distanza. Da no? Io lo trovo giustissimo. Sì. Perché guarda, io da un pezzo che sto a pensare sta cosa da sola. Però, Rosa, c'è un interrogativo.
Carlo, che fai? Vuoi rimanere qua? Andiamo, no? E Giubbetto? Allora, ciao, eh. Ciao, ciao. Ciao. Ci vediamo martedì, Italia. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao ragazzi. Che te ne pare? È una famiglia molto strana, così compatta, così unita, nonostante le liti, i rancori che ci sono fra di loro. Difatti io credo che il loro problema più grosso sia quello di non riuscire a separarsi, a distaccarsi. Sono tutti adulti ormai, dovrebbero aver trovato, perlomeno identificato ciascuno la propria strada. Invece io credo che sia proprio questo sintomo di Carlo a tenerli insieme. È un po' come se Carlo, col suo sintomo, con la preoccupazione che desta in loro, li tenesse uniti. Difatti credo anch'io. Cioè, fino a che non cesseranno le preoccupazioni per Carlo, non riusciranno mai a trovare una vita propria da adulti. Quando lui, come l'altro giorno, mi tratta come mi ha trattato. Guarda, tu è inutile che ridi, perché non si tratta la gente così. Perché io sono stufa, non ce la faccio più, capito? Io non ci credo che lui sta male, capisci? Io non ci credo che lui sta male, perché lui pare che ci gioca con le persone. E questo non è giusto. Perché tu, Carlo, come mi hai trattato l'altro giorno, io te la faccio pagare, capito? Te la faccio pagare, questa me la paghi. Perché io ci sono rimasta male. Perché io ci sono rimasta ferita, capito? Perché io sono una persona retta. E a me quando mi trattano in quella maniera, io mi cazzo come una belva, capito? Perché tu non me la dai che io faccio i maneggi. Perché io non mi sono mai presa una lira da quella cassa. Guarda, Carlo, potessi sprofondare. E allora se io ti faccio notare che tu non lavori, capito? Perché tu non lavori, Carlo, e ti prendi 10.000 lire e io me ne prendo 200 rispettando gli accordi. Tu non me la dici a me, bello, che io faccio i maneggi, tu non me la dici, io non te la faccio passare. Perché guarda, è meglio che me dai una cortellata, se mi dici così, hai capito? E poi mi ha tirato la roba, e poi mi ha menato, e poi ha continuato sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose, guarda, a cosa serve non si capisce, io non ci sto a capire più niente. Perché? Perché non cambia mai niente in quella casa, non cambia mai niente. È sempre tutto così preciso. A me mi sta bene tutto, guarda. C'è morta la madre, c'è morto un padre, e le crisi, e i fratelli, e i giovani, tutto è buono per l'altri. Ma io ho 35 anni, capito, Rosa? Io ho 35 anni, ma che sto a aspettare? Perché pure io voglio vivere. Perché è un diritto mio, capito? È un diritto mio, ma io... Io non vedo, non trovo un coso, un barlume, una cosa che mi tiene. Io ci ho provato ad andarmene, guarda, a parte che stavo in una crisi, questa amica mia mi ha detto, senti bella, guarda, tu vieni con me che se no te meno pure, ma non ho capito. Tutto questo altruismo, queste cose, a te nessuno te vede, a te nessuno te se fila, questi poi si stabilizzano. Chi ci avrà 20, 25 anni? Ma a te, a 40 anni, ma chi te vede? Ma chi te pensa? Hai da! Tre notti ci ho passato con questa amica mia, guarda, però non riesco, io non riesco a inquadrarlo a sto problema. Io non ci riesco a uscire da sta casa. E guarda, io li odio pure, io li odio, specialmente adesso, ultimamente, perché c'è un discordo, perché... Perché, guarda, non riesco a rapportarmi più con nessuno. Perché io li vedo tutti nemici, guarda. Io sono arrivata alla determinazione che non c'ho più fratelli. Ma perché? Dimmi una cosa, Italia. Con chi è che riesci a esprimere la tua rabbia in questa casa? No, guarda, con nessuno. Lei mi fa incazzare da morire perché io non la concepisco, guarda, la gente in quella maniera. Però... Tutto sommato è mia sorella, capito? Io ho cercato, ho provato, è la vita che ci provo, però basta. Non gli voglio parlare più perché mi sta venendo un odio che...
Ma è possibile? Ma allora dico, ma allora non ho capito niente, io cosa sta imbroglia tutto? Sarò io, non lo so, che mi metto lì in mezzo, non vivo bene la giornata. Lo vedi, Italia? Carlo in questo momento ti sta aiutando. Scusate. Sì, dimmi. Sì, sì, d'accordo. Scusate, torno subito. Ma mi sembra che questa arrabbiatura d'Italia sia molto grossa. Ah, senza dubbio. Hai notato però che più si arrabbia più non riesce a uscire da questa specie di circolo vizioso? Mm. Sembra quasi che questa crisi sia, come dire, sì, un sintomo d'Italia questa volta invece che un sintomo di Carlo. Mm. Un sintomo d'Italia che proprio non ce la fa a raggiungere l'obiettivo che lei pensa di volere, cioè l'emancipazione, l'indipendenza. Tu cosa faresti? Ma io verbalizzerei questo, cioè mettila in positivo. Diglielo chiaramente, digli intanto che questa rabbia d'Italia è molto bella. D'accordo, d'accordo. No, può essere pure che c'hai ragione te dal tuo punto di vista, e che però lo sai come sono fatta io, ste cose le trovo improduttive. Ma fatte i cazzi tuoi, Nadia, se ste sfuriate mie sono improduttive, è una cosa che non te puoi manco permettere di dirlo, Italia. Capito, Nadia? Manco te dirlo te puoi permettere. Italia, scusa. Io trovo molto bello che tu riesca ad esprimere tutta questa rabbia. Sì, guarda, difatti ce l'ho proprio tanta. Lo vedo che ce n'hai tante, lo trovo bello. Perché una donna a 35 anni è giusto che voglia avere una vita propria, un marito, dei figli suoi, una casa sua. Però quello che io non riesco a capire è come mai una persona che ha tutta questa rabbia, com'è che non riesce poi a trovare una vita sua? Che cos'è che ti tiene legata a questa gente, Italia? Perché non riesce a uscire fuori? Non te lo posso dire, perché non lo capisco. E infatti non me lo devi dire, me lo devi far capire. Ma che ne so, forse sarà pure perché ci ho avuto una delusione, pure perché ho perduto la speranza. Io prima dicevo, o diventiamo tutti grandi, pure Carlo, ognuno se fa una vita sua, collabora, e poi invece siamo rimasti a fare sempre le stesse cose, a voglia di, a voglia fa. Perché poi, al limite, ste cose le faccio pure io. Perché sai che meccanismo scatta? Per esempio, se a uno non gli va a fare una cosa dentro quella casa e lei se la mette a fa, ma allora io che devo fare per sentirmi bene? Pure se non me va la devo aiutare. Senti, perché... parlane con Nadia di questa ma io cosa. Io non ho parlato a Nadia, a me Nadia non mi capisce. Perché sono deficiente che non capisco. Ma non lo so, forse so io che non so capace di dirgliele, perché lei è diversa. Ma non ho capito, capito? Perché lei devo subito essere uguale giunta. A te. Ma perché devo essere io allora uguale a te? Ma chi te ne impone? Te sei fissata, figlia mia, cerca di superarle ste cose. Questi discorsi sono anni che ce li trasciniamo dietro. E difatti non siamo mai andate d'accordo, Nadia, noi non ci siamo mai capite. Ma vedi, io la sopporto la diversità. Ah, la sopporti? E sì, non me ne frega niente. Ah, la sopporti? Sì, non sopporti la no, mia. No, io non la sopporto, Nadia, allora... E allora vattene. Vattene. Sì, sei tu vattene. Che stai male con me, non so io che sto male con te. Non ho capito perché me ne devo andare via io. Eh già, perché io ti servo da valvola di sfogo. Tant'è vero che io non te rompo mai le scatole e tu mi stai sempre addormentata. Ma che ti dico? Senti, Nadia, quando ci metti in bocca tu è sempre come ma dici quando? Tu. Ma quando? Dimmene una. Senti, tu hai messo sempre in discussione il mio modo di agire. Guarda, non mi pare proprio, non mi pare proprio. Ah no, guarda, basta che io faccia una cosa, ma dimmene una, qualsiasi no? Cosa. Dimmene una, qualsiasi cosa, una sola. Qualsiasi una, cosa. Che ti giuro che l'altro giorno, quando che tu stavi a litigare con Carlo, che io sono venuta da là, che tra l'altro manco c'ero, ero arrivata in quel momento, ma molto stupito il fatto che tu hai lasciato perdere Carlo e te la sei presa con me, per non parlare poi di ieri mattina quando mi hai chiamato zoccola, puttana, lo davanti alla gente, e poi te ne sei andata che io sono rimasta allibita. Lo vedi rimasta. Che sei? Che so? Presuntuosa, ah, ecco che sei. Ma che dimmi che avevo fatto, non fammelo capire, per favore. Non aveva fatto niente lei, poraccia, capito? Non aveva fatto niente. Non aveva fatto, no. Nadia, tu subito giudichi. Ma chi l'ha detto? Tu subito cominci a dire, ecco, dice che se fa così, tu sei un irrazionale, le cose si fanno piano piano, tutto così, che mi fa una rabbia, guarda sto modo di ragionare che... Insomma, io tornavo a casa, no? Magari c'è una casa tutta sottosopra, i letti da fa, questo che non ti rispetta, che non esiste proprio il rispetto della persona umana. Sei una donna, quello è l'inquadramento, devi fa. Insomma, torni a casa che gli daresti fuoco a sta casa.
Insomma, torno a casa e naturalmente le cose le faccio, perché se no chi le fa? Io le faccio, però automaticamente, ma il cazzo, la signorina dice: ma tu sei sempre così cazzata quando fai le cose? Ma perché tu ce godi, Anna? Perché le fai allora? Perché te devo aiutare? Sì, me devo aiutare. Allora quando te le vai non mi aiuti per niente. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Quando ci devi da fare gli interessi tuoi, ma l'hai sempre messi mai? Davanti. Ma quando mai, Nadia? Se me l'hai fatti odiare i miei interessi. Io te l'ho fatti odiare. Se mi hai messo pure in discussione il Festival della Donna. Dice, non lo dovevi accettare, non lo dovevi accettare. Sì, perché scusa, io parto sempre dal principio. Ma quale principio, Nadia? Ma perché non lo doveva accettare? Per fare i panini a loro, stronza! Scusa, ma allora tu non hai capito niente. Io ho detto che non posso concepire. Senti, Nadia, tu ti sei permessa di rovinarmi il Festival della Donna, capito? Tu ti sei permessa di rovinarmi il Festival della Donna. Perché se io faccio la mia giornata lavorativa al negozio, ma non ha detto nessuno che io devo tornare a casa a fare la mamma o la serva, hai capito, Nadia? Senti, se permetti adesso parlo io, perché senti, mi sono Nadia, stufata, guarda, tu a me mai stufato, state zitta! Tanto con te è inutile. Scusate un momento. Sì, dimmi. Senti, se parlano loro due insieme non si esce da questa situazione. Sì. Prova a metterla in relazione con qualcun altro della famiglia. D'accordo, ci provo. Ciao. Italia, senti, se continuate a parlare voi due insieme, la rabbia è talmente tanta che rischi di rimanere sempre più intrappolata. Vediamo invece se riusciamo a uscire da qualche altra parte in questa famiglia. Per esempio, chi pensi che ti possa aiutare adesso? Nessuno, guarda, nessuno. Pensaci un po'. Non lo so, forse Marco mi potrebbe dare una mano. Perché lui lo scuso di più, perché è più ragazzo. Perché è giovane. Ecco, io l'alleato lo vedrei in lui, momentaneamente. Ma in che modo Marco ti può aiutare? Cioè, bisognerebbe che tu parlassi concretamente. Dillo a Marco come ti può aiutare adesso. Non lo so. Pensaci. Ma non lo so. Concretamente, con rispetto, autonomia. No, 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 guarda Italia, rispetto e autonomia sono parole e rischiano di rimanere parole. Facciamo così invece, Marco, girati verso Italia. E anche tu Italia, girati verso Marco. Adesso, chiedigli una cosa pratica. Dimmelo, una cosa che vorresti far per te nei prossimi giorni, mo che torniamo a casa, qual è? Ma non lo so Marco, sinceramente non lo so. Beh, per esempio si potrebbe cominciare a stabilire sta cosa degli stipendi, no? Come sarà detto, no Marco? Certo. Eh sì, perché io voglio stare in una condizione, ma capito Marco, Rosa? Marco. Faccio un servizio da 60.000 lire e masticavoli! Forse ci riesco meglio se poi mi viene riconosciuto, giusto? E a me questa mi pare una cosa buona. Certo. Uno sganciamento, no Rosa? Cioè degli stipendi differenziati, ho capito sì, bene Italia? Sì. Poi siccome vedo che pure lui, no Marco, vedo che pure lui è predisposto a uscire da sta... Cortina di fumo? Ecco, brava, è proprio una cortina de ferro sta situazione nostra. Infatti vedi Italia, io stavo proprio insistendo su questa cosa che finalmente è uscita fuori. Cioè finalmente è uscita fuori una cosa concreta, pratica, questa degli stipendi differenziati. E con molte difficoltà, però, queste vostre esigenze concrete, pratiche, sono uscite fuori. E tra tante paure, tra tante rabbie, con tante parole, adesso che cos'è importante che voi facciate? Adesso è importante che voi continuate a lavorarci su questi spunti concreti, perché il pericolo è quello di continuare a parlare su voi stessi, e questo è il pericolo grosso. Ecco, da questo momento in poi, vale a dire da alcune settimane, stiamo lavorando sulle cose pratiche. Sì, cioè sulla riorganizzazione della loro vita. E noi pensiamo, come sapete, che l'organizzazione pratica di una famiglia sia strettamente legata ai rapporti che intercorrono fra i vari membri di essa. Difatti abbiamo trovato molte difficoltà a realizzare con loro anche queste cose pratiche. Quando però riusciamo a fargli cambiare qualcosa, si modifica anche invariabilmente il rapporto fra di loro. Altro che. Per esempio l'organizzazione del negozio. Ci siamo accorti che era un po' la metafora stessa delle loro relazioni.
E Carlo in questa fase come si è comportato? Da principio il sintomo di Carlo si è fatto sentire molto forte, la sua pazzia è aumentata, nel senso che è stato molto aggressivo con i fratelli. In seduta completamente incongruo. Addirittura ha fatto un tentativo di suicidio, sì. Inadeguato naturalmente. Con 10 aspirine. Tutto questo naturalmente per attirare su di lui l'attenzione. E quindi creare preoccupazione e tentare di annullare questi tentativi dei fratelli di rimettere ordine. Comunque, avendo visto che questa volta non ci riusciva a riportare tutto a quel caos in cui lui si muove a suo agio, si è calmato, addirittura ha ricominciato a lavorare al negozio e ha smesso di fare stranezze. E contemporaneamente si è verificato un fatto interessante. Nadia ha fatto dei passi concreti verso l'autonomia, cioè ha preso dei contatti con delle persone per lavorare come babysitter qualche mese d'estate. Sì, noi naturalmente l'abbiamo molto appoggiata, mettendola però in guardia sul fatto che quasi sicuramente Carlo tenterà di fare la sentinella. Cosa intendi per sentinella? Noi usiamo il termine sentinella per meglio definire chi nella famiglia è delegato ad esprimere sempre in qualche modo le difficoltà e le paure che le persone del gruppo hanno nel trovare la loro autonomia. E com'è andata? Che impressione ne hai avuto? Buona, ho accettato. Ah, bene. Sì, è una cosa stagionale, dovrebbe essere dal 1° giugno alla fine di settembre. Dice che il posto è pure bello. Accidenti, lo conosco, è molto bello. Sì, insomma, io sono abbastanza decisa, anche perché per quanto riguarda me, io ho sempre pensato che prima o poi sarei uscita da sta casa. Anche perché il negozio a me non mi ha mai soddisfatto, loro ce lo sanno. Insomma, comunque voglio tentare, voglio provare a fare un'altra cosa. Questa per me è un'esperienza, prima di tutto. Voglio vedere che cosa significa lavorare così, fuori di casa, certo. Insomma, il rapporto con gli altri, tutta una serie di cose che io ho bisogno di verificarle proprio da persona, certo, capito? Certo, certo. E le nostre previsioni si sono avverate? Cioè che litigavamo? No, cioè sì, se vuoi anche litigi, però io adesso mi riferivo al fatto che forse Carlo avrebbe fatto da sentinella. No, anzi ne abbiamo pure parlato lucidamente, con calma, con lui, con gli altri pure. E gli altri cosa ne pensano? A me sta bene, cioè sta bene a lei. No, no, non mi piace questa risposta, Marco, io voglio sapere cosa ne pensi tu. Sì, sta bene, poi ci deve andare, ci vuole andare. Comunque è un problema suo, a me sta bene, insomma. No? Certo che è proprio impossibile sapere la tua opinione personale, Marco. Vabbè, la tua Italia? La mia te l'ho detta, Rosa. Cioè, non è che non condivido che va fuori, per carità. Non condivido il lavoro, cioè sarà che io non lo concepisco. Secondo me se sminuisce troppo. Scusa Italia, però io non volevo sapere la tua opinione personale sul tipo di lavoro che Nadia andrà a fare. Sì, quello che penso io. Sì, però sul fatto che Nadia starà fuori di casa per 2 o 3 mesi. Sì, io gliela vorrei di pure qualche cosa sul tipo che si troverà male. Perché parliamoci chiaro, Rosa, così ti punto in bianco, non so. Sì, è un'esperienza che deve far lei. Difatti mi sto zitta, Marco, guarda, non gli voglio di niente perché tanto... Ho acquisito che è inutile parlare, Rosa. La gente deve fare le esperienze da sé, che a te te danno retta poco. E tu, Carlo, cosa ne pensi? Io? Non so, per me è una scelta sua, a me sta bene. Contemporaneamente a quelle cose... Cioè, contemporaneamente... Contemporaneamente? Cioè, a queste cose qua, che mi sono sentito meglio, che non ho più bisogno di un accompagnamento, nel senso, che ne so. Sì. Cerca di dirlo più chiaramente. Cioè, che adesso pure che c'è una scelta sua, io sto bene, però anche un po' di conforto da parte loro, non so. Sì, grazie Carlo, perché mi sembra che tu stia dicendo, anche se in una maniera un po' confusa, anzi io direi volontariamente incomprensibile, però mi sembra che tu stia dicendo una cosa che pensavo anch'io, cioè... Io sono veramente meravigliata dell'atteggiamento di normalità che voi avete davanti a questa cosa. E io non credo che davanti a un fatto così grosso come questo di Nadia, che sta fuori di casa per 2 o 3 mesi... Non succede niente. Ecco appunto, non succede niente. Sarà che siamo troppo civili. Civiltà e sentimenti non vanno d'accordo. Sarà che noi non ci badiamo a queste cose. Figuriamoci, non ci credo. È tutta una questione di primizia. Sì, certo, primizia, primizia. Carlo. Primizia. Di fondamento della persona, di come uno è educato, di primizia, insomma. Io continuo proprio a non capirti, Carlo, ma a me mi sa che tu non vuoi farti capire. D'altronde io lo trovo giusto, trovo logico che tu parli a vanvera in un momento come questo, proprio per la tua abitudine a fare da sentinella, a segnalare.
Anzi, io mi credo che era lui a fare la sentinella. Io la sentinella? Certo, No, chiaro. Scusa Italia, fammi sentire questa cosa. Cioè, io, nei confronti di Vittoria, quando lei se n'è andata, voglio dire, a me non faceva né caldo né freddo. E invece tu dici che è stato Marco a fare da sentinella in questa circostanza? Sì, perché magari era invidioso, perché magari è stata la prima a tralasciare il negozio. È stato un punto fermo del rapporto, no? Praticamente... Praticamente? Quindi tu dici che quando Vittoria se n'è andata, quello che ha fatto da sentinella è stato Marco. Tu cosa ne dici, Marco? Sì, non lo so se il sentimento era invidia, può darsi pure. Cioè, sai come la vedo io sta cosa? Che quando Vittoria si è allontanata dal negozio, quel po' di spazio, quel po' di tempo libero che c'avevamo si è preso lei. Cioè, la cosa è proprio, io ci ho litigato con lei. E che è successo poi? E poi ho visto che era proprio decisa, voleva fare quella cosa e basta, non gli importava niente tutto il resto. Quindi ho capito e basta. Però è chiaro che pure io, sì, perché io il martedì vado a Flauto Dolce. Ma bello! Sì, è bello, però non c'è sta una testa loro che io vado a Flauto Dolce, che ci torna così, di straforo. Ma come di straforo, Marco? Che ne so, io la vedo così. Ma è interessante questa cosa, cioè tu dici che siccome il martedì ti devi allontanare dal negozio perché c'hai Flauto Dolce, quindi le persone che ti devono sostituire adesso che Nadia se ne va sono due anziché tre, quindi la cosa è più difficile. No, pure adesso che sono tre, cioè non so, io sta cosa la faccio, ma è come se ne la facessi. Vabbè, ma questo lo vedi tu così, no? Cioè, non so come spiegarlo. Scusa, ma se devi andare a Flauto Dolce, vacci, nessuno ti dice niente. No, anche perché voglio dire, io il martedì vado a Flauto Dolce. Ecco, capita proprio che Nadia di martedì mi viene a chiedere di fare tre cose. Cioè, sta cosa è una testa vostra, non ci sta. Vabbè, ma che ne so, io magari non me lo ricordo che tu il martedì c'hai sto flauto. Apposta, non te lo ricordi mai. Vabbè, intanto ma io... detto mica lo faccio per dispetto, no? Sì, ma così io non la posso far bene sta cosa. Cioè, può darsi pure che dipende da me, che non me so imporre. Ma Marco, che ne so? Ma te l'ho detto, mica lo faccio per dispetto. È che il martedì, no, metti mi vengono i fornitori, allora automaticamente... Nadia, domando... scusa, abbi pazienza, Marco. Tu hai detto che Vittoria era molto decisa. Da che cosa te ne accorgevi? Beh, che ne ha voluto sentire ragione. È passata su tutto. Sì, ha voluto fare, se n'è andata via da casa, ha fatto insomma. Invece tu dici che quando Vittoria se n'è andata, Carlo non ha fatto da sentinella, non si è fatto sentire. No, un pochetto. Un po' sentire. E certo, perché quel po' coincideva con quel po' di paura che aveva Vittoria. Ho capito. Cioè, io credo che Carlo si è fatto sentire soltanto un po' perché la paura di Vittoria era poca. Può darsi pure. Cioè io credo che Carlo si fa tanto più sentire quanto più grandi sono le paure. Ecco, a proposito di questo, io volevo dire una cosa. Io non lo so se quelle cose che Carlo ha fatto possono essere da sentinella, non lo so. Fatto sta che domenica, no? Io stavo a casa, era tardi, saranno state le 10:30. Era venuto un amico mio che ci dovevamo mettere d'accordo per andare fuori il giorno dopo. Insomma, sto amico mio se ne va e io resto sola. Arriva lui, Carlo, che quello che aveva fatto io non lo so, o aveva fumato, o aveva aspirato l'eroina, o sicuramente una di queste cose, perché arriva a casa, io stavo davanti alla televisione a vedere un film, no? Gli dico, guarda Carlo, c'è un bellissimo film, vedilo pure tu. Insomma, lui non mi risponde e si mette a sede. Mo, siccome che la stanza era in penombra, non è che io mi sono messa a vedere lui in che stato stava. Ma insomma, a un certo punto non mi comincia a vomitare dappertutto. Ma in una maniera strana. Avevo bevuto. A me non mi pare che avevi bevuto, perché quando uno beve si sente. Mi è girato la testa, capito? Ma, insomma, io non sapevo che fa perché mi sono preoccupata. E dicevo, se tu mi dici che cosa hai fatto, io in qualche modo posso intervenire. Se tu continui a dire non ho fatto niente o non parlare, insomma questo mi ha vomitato per 2 ore consecutive, non ti dico in che condizioni era sta casa. Poi a un certo punto è arrivato Marco e ho attaccato un po' lui perché gli ho detto me lasciate sempre sola, io mi sono stufata di queste cose, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sì, certo, Nadia, tu confermi quello che ho detto prima. Cioè, i modi di farsi sentire di Carlo sono tanti. Però la cosa più importante è che poi è la paura che fa tornare indietro. È per questo che uscire da questa casa, i distacchi sono così difficili. No, comunque, guarda, sì, è chiaro, io ho avuto paura e mi sono impressionata perché, è chiaro, mi sono preoccupata, no? Però vedi, io il giorno dopo sono uscita e sono stata fuori tutto il giorno.
Cioè, a me succede una cosa strana. Io non riesco più a stare a casa mia, al negozio, a casa, non ci riesco più a stare. No, siccome... Scusa, posso fare una domanda? Certo. No, siccome sta fase qui io l'ho già vissuta, no? E te...